Spesso ho sentito dire dai designer che per disegnare le loro barche si ispirano alle auto, ma in realtà non ho mai trovato un vero family feeling tra gli yacht e il mondo automotive. Almeno sino a oggi. Osservate questo yacht. Lo stile è inconfondibile. Ricorda chiaramente le auto di una famosa casa automobilistica. Questa è Tecnomar for Lamborghini 63. Il fatto è che le Lamborghini, oltre a queste magnifiche linee, hanno anche prestazioni eccezionali. Quindi la domanda che mi faccio è: questa grande e bellissima imbarcazione ha prestazioni da brividi? Per disegnarla si sono ispirati alla Lamborghini FKP 37, punta di diamante della casa di Sant'Agata Bolognese, un concentrato di storia e di ricerca di stile e prestazioni. Ha un propulsore ibrido da 819 cavalli con cui va da 0 a 100 in 2 secondi e 8 decimi e supera i 350 km orari. Non si può fare un paragone tra la velocità in mare e quella in auto. Immaginate che l'asfalto davanti a voi cominci a sussultare, che si apra e che si chiuda. Le onde fanno esattamente questo e la barca deve dominare il mare. In auto è tutto diverso e quindi le sensazioni, la percezione della velocità sono completamente differenti. Questa però non è una sfida tra due Lamborghini, questa è un'esplosione di adrenalina in auto e in barca. Tecnomar è uno dei brand di Italian Sea Group, operatore attivo nella costruzione e nel refit di yacht e di navi fino a 100 metri. E questo è un loro capolavoro, una barca da collezione. È costruita interamente con fibra di carbonio e ha un peso di 24 tonnellate. In pratica, per le sue dimensioni, è super leggera. Lamborghini ha un modello che si chiama super leggera, la Gallardo. Rappresenta la filosofia del cantiere, un prodotto italiano di eccellenza, un'opera d'arte. È customizzabile nei colori interni ed esterni. Di questo colore è stupenda, ma potreste colorarla anche come la vostra auto Lamborghini. L'hardtop è in sintonia con le roadster di Lamborghini e su una barca veloce era importante farlo leggerissimo, sottilissimo, renderlo invisibile con i cristalli, costruirlo solido con il carbonio, dargli forme aerodinamiche. Le luci definiscono lo sguardo delle auto, quello che spesso ci fa capire il loro carattere. Così, anche per Tecnomar for Lamborghini 63, le luci di prua e di poppa hanno un ruolo estetico molto importante. Guardate cosa sono riusciti a fare su questi fianchi, un vero colpo di genio di Gianmarco Campanino, Head of Design di Italian Sea Group e autore di questo progetto insieme a Mattia Piro, Chief Designer del gruppo. Le murate sono affascinanti anche all'interno, con deflettori che sembrano dare vigore. Quanto è aggressiva e quanto deve essere difficile costruire con il carbonio forme così appuntite. Ogni elemento è un'opera architettonica, ma non perde la sua funzione. Nel prendisole lo scudo Lamborghini. Dai divani del living si gode una magnifica vista sul mare attraverso i fianchi. L'auto Lamborghini è fatta per il pilota. Questo yacht è costruito anche per gli ospiti, per il loro piacere e il loro comfort. I materiali sono gli stessi delle Lamborghini: carbonio, alcantara, pelle. I designer e il cantiere sono stati impegnati in un'altra sfida, sotto coperta. Le forme e le dimensioni dello scafo li hanno obbligati a calcolare con attenzione gli spazi per riuscire a ottenere fino a due cabine e un bagno, una grande matrimoniale e una doppia che volendo può essere tripla con un letto a pullman.
c'è poi la cabina per due membri di equipaggio. Anche qui, sotto coperta, lo stile è quello di Lamborghini. Non è una dayboat come tante altre barche super sportive. Con questa corri, ma fai anche la crociera. Quante affinità tra la barca e l'auto, non soltanto dal punto di vista estetico. Sto parlando di affinità sensoriali, che percepisco attraverso l'impugnatura del volante, il cruscotto e la potenza, tanta, tantissima. Seduto al comando di Tecnomar for Lamborghini 63, percepisco lo stile della casa automobilistica, ma anche le dimensioni di questo yacht attraverso la grandezza della plancia. I quadri hanno le stesse grafiche dell'auto e il timone, anzi il volante, è il medesimo. Due motori MAN V12 da 2000 cavalli, questo è l'equipaggiamento di questo scafo. Numero 1 di 63. Le informazioni sul display sono assolutamente complete, ma posso selezionare cosa vedere attraverso questo comando e posso anche decidere quale modalità utilizzare, manovra, crociera oppure corsa. Abbiamo una propulsione di superficie, ma attenzione, fissa, non brandeggiabile, non trimmabile. Esce dallo specchio di poppa ed è collegata con due lunghi cardani ai motori diesel. Per controllare l'assetto dello scafo abbiamo soltanto i flap. Procedura di planata. Un po' di gas. Abbiamo delle eliche molto lunghe, pensate che al minimo la velocità dell'imbarcazione è addirittura di 9 nodi. E per questa ragione bisogna fare in modo che il carico sui motori venga dosato. E non appena la percentuale scende, potete dare gas e uscire dall'acqua in planata. Davanti al Golfo di La Spezia oggi il mare è mosso. Difficile pensare che potremo raggiungere la velocità massima dichiarata dal cantiere di 63 nodi. Perfetta per questo nome, Tecnomar for Lamborghini 63. A 15 nodi siamo già in assetto. Lo scafo, che è stato disegnato dalla Victory Design di Brunello a Campora, è molto particolare. È diviso in tre parti da due step principali. Nella sezione prodiera abbiamo tre pattini per ciascun piano. Nella sezione centrale solo due, posti lateralmente, e a poppa un solo pattino alle estremità per lasciare l'acqua pulita alle eliche. Ecco un dato molto interessante. Velocità di navigazione 25 nodi, consumo complessivo di entrambi i motori 250 litri. Il che significa che stiamo percorrendo un miglio con 10 litri. Ora, considerato che è una barca sportiva, grande, beh, direi che la percorrenza è ottima, il consumo è davvero basso. Vediamo cosa succede se diamo ancora un po' di gas. Nodi di velocità, siamo passati a 1450 giri minuto e stiamo sempre navigando con un consumo di 10 litri per miglio. 10 litri per miglio, favoloso. C'è parecchio traffico qui davanti a Porto Venere, ma non è un problema schivare le altre imbarcazioni, non è per nulla difficile da pilotare. Alle andature di crociera anche l'armatore può tranquillamente sedersi qui al comando della sua Lamborghini nautica. Adesso però voglio vedere quei contagiri che vanno su. Uno dei valori da tenere sott'occhio è il carico dei motori.
Se riuscite a equilibrarlo usando le manette, un po' più avanti una, un po' più indietro l'altra, a seconda della provenienza delle onde, allora riuscite a ridurre le vibrazioni, il rumore, i consumi e a massimizzare l'efficienza. 70% di carico sui motori, velocità 38 nodi. Più andiamo veloci e più sento l'emozione di essere qui al timone di Tecnomar for Lamborghini 63. Aumenta l'angolo di incidenza, la prua si solleva un po', ma resta facile da condurre. Eppure in questo momento ho le onde al traverso. 50 nodi di velocità, siamo a 1900 giri minuto, quindi questa è ancora una velocità di crociera. Siete pronti? Siamo arrivati al momento fatidico, cruciale, giù la manetta. Qui la devi guidare, devi sentire da che parte va la prua e correggerla, ma in punta di dita, come faresti in pista. Via tutti i flap, facciamola decollare. 2370 giri minuto, 63 nodi, 63 nodi di velocità massima. Wow! Fantastica! E anzi, vi devo dire che quando sei a manetta viene ancora meglio la rotta e se ne frega delle onde. Alle volte trovi le onde alte, stai andando forte, immagini tutta l'energia cinetica che ha questo mezzo e pensi, tolgo la manetta, tiro indietro perché altrimenti l'impatto. No, non succede, puoi tenere giù la manetta. Mi sono seduto al timone di più di 1000 imbarcazioni, alcune molto veloci, ma mai ho sentito contemporaneamente questa sensazione di comfort, di lusso e di sportività. È una barca, ma è una Lamborghini.